Dovrei volere un lavoro fisso, una casa, un marito, dei bambini. Che futuro potrei dare? In fondo io sto solo facendo un favore, ma la vecchia non lo capisce. Sì, male, non puoi continuare a stare da tua madre però. Perché parli bene tu che stai ancora nello scantinato dei tuoi. Sì, ma io almeno la macchina me la sono comprata. Vorrei dire regalata. Vai in Inghilterra, va, dare il cambio alla guardia. Sì, sì. Tanto alla fine tireremo tutte le foglie in uno squallido ospizio, quindi che differenza fa se sto dei miei? Ma cresci. Dai, basta, iniziamolo. Vai, attacca. Invece. Suonavo con Max e Luca. Basta, ti ho detto che con quei due non combinerai mai niente. Comunque ti ho trovato un lavoro. Hai il colloquio domani. Non farmi fare brutte figure. Anzi, ti ci porto io così sono sicura che ci vai. Posso andarci benissimo da sola. Invece a me non sembra. Ti ricordi quando volevi fare la ballerina? Quel corso che ti ho pagato per 3 anni? Poi no, puoi fare la modella, la regista. Ti ho comprato la telecamera e non ci hai mai fatto niente. Adesso basta, Alessandra, con questa storia della musicista. Ma è quello che voglio fare. Non sei più una bambina. Che lavoro è? È il locale di un mio amico. Devi stare al bar. Tu provaci a me per un po', Ale. Non ce la faccio da sola. Ma un lavoro al giorno d'oggi non si trova neanche a pagarlo. E allora che lavoro a fare? O hai il papi che lavora da 20 anni in un buco d'ufficio, o pulisci i cesti e finisci cassiere alla Coop. E per che cosa? Per essere sottopagati? Mangi il minimo di schifezze per campare e il resto lo spendi per cazzate che non ti servono. iPhone, iPad, la TV 3D, l'iPod 200G, hai qui, hai là, hai sto cazzo. E per che cosa? Ci illudono di poter scegliere cosa fare, cosa dire, cosa mangiare, cosa guardare. Ma in realtà facciamo le cose che ci rifilano, senza rendercene conto. Tu non sei il tuo lavoro, non sei la quantità di soldi che hai in banca, tu non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli, sei solo la danzante e canticchiante merda del mondo. Sì, sì, fai club. Piuttosto, com'è andato il colloquio, Ale? Non saprei, mi ha costretto la vecchia. Ma non andare, scusa, eh? Ma per cosa? Per diventare cosa? Una barista? Non sai neanche aprire una bottiglia di vino? Non ci sono possibilità qui, ve lo dico io. Bisogna andare all'estero. Come ha fatto Angelo. Ti ricordi di Angelo, ti ricordi? Beh, è un mese che è a Londra. Ha già trovato lavoro. Sta bene e mi ha cascato di soldi. Eh sì, i soliti luoghi comuni. Ma non capisci, Max? Sempre le stesse storie. Non puoi credere a queste stronzate. È il fottuto sogno americano che si ripete all'infinito. Non sei Cenerentola, sei la realtà. E non hai le scarpette di cristallo. Ok, ok, stella cattiva. Ti confermo ufficialmente che partirò entro la fine del mese. E con quali soldi? Sì, povero sfigato. Scusate, ragazzi. Ah, mi è arrivato un messaggio dalla banca. E quindi? Quindi mi hai bloccato la carta di credito. Ti avevo avvisato. Se suonavi un'altra volta con cui perdi tempo dei tuoi ma che problemi hai, eh? Sai che ti dico?
Io dei tuoi soldi non ne ho bisogno, me la cavo da solo. Oh, Luca. Oh. Luca. Ciao. Ciao. Ma Luca? Non lo so, è da una settimana che non si fa sentire. Speriamo che almeno ci sia stasera. Vabbè, prova a chiamarlo. Non risponde. Vabbè, io non posso perdere tutto il pomeriggio. Stasera inizio al Phoenix. Cosa cazzo ci avete tutti sto periodo? Fatti sentire almeno tu, eh. Oh, giuro, giuro che ti vengo a prendere sotto casa. Sì, e mi fai una serenata. Ti ho detto che devo lavorare. Brava, brava. Ciao. Oh, finalmente! Che fine avevi fatto? Mi dispiace, Max. Non posso più suonare con voi. Cosa? Mio padre mi ha tagliato i fondi. Non so che fare. Cosa ne importa? Dai! Non ci sono mai serviti i soldi, no? Solo per preoccuparti delle cazzate. Dai, finisco facendo la fame. Non ci puoi mollare così, cazzo! Basta, Max. Ma non capisci? Per un po' ci siamo divertiti. Adesso è il momento di cambiare. Parli come tuo padre. Sei diventato un automa, cazzo. Invece io ho dei principi. Basta con le stronzate, le utopie, Londra, i soldi, i sogni. La vita non va come credevamo. Anche Alessandra l'ha capito. Lo sai che adesso lavora al Phoenix? Almeno lei si guadagna da vivere. Tu invece, cosa fai? Io? Io me la caverò. Anche senza di voi. Vaffanculo te. I tuoi soldi, i tuoi spese del cazzo, vaffanculo. Allora, acqua, luce, gas e benzina sono 1750 euro. Due cene fuori. C'è anche quella a Bella Vista. Ah, quindi altri 65 euro. No, non ce la facciamo così. Ah, e se poi guardiamo le tue distrazioni. Il corso di tennis è importante, vero? Non è colpa mia se non sai ancora parcheggiare. Il tennis paghi 3 volte alla settimana e ci vai solo una volta. Non so se lo capisci. E io cosa dovrei dire? Che dalla partita. Vaffanculo, genitori. Che cercano di accontentare ogni tua piccola richiesta. E quelli che invece non ti lasciano neanche un minimo di spazio e libertà per farti una vita tua. Vaffanculo le madri, con doppi, terribili lavori, troppo stanche per farti da mangiare. Vaffanculo quelli che ti abbandonano in mezzo a una strada, così diventi uno spacciatore, un ladro, un nulla facente. Vaffanculo Alessandra, che sogna ancora di poter fare la ballerina. Vaffanculo Luca, con la tua casa, i tuoi soldi, i tuoi bei discorsi del cazzo sul consumismo e la corruzione.
ma che ti lasci ancora vincere dalle imposizioni di tua madre su come vestirti, comportarti e vivere. No, fa culo a te, Max, che fino ad ora hai vissuto in una favola in cui credevi di poter diventare una star della musica e invece stavi solo voltando le spalle ai guai.